Lei è Chicca, una bellissima civetta un po' sfortunata perché è arrivata al nostro crastero del nord ferita ad un occhio. I nostri veterinari stanno facendo tutto il possibile per dargli un'altra chance. Ma prima di liberarla dobbiamo essere certi che si possa procurare da sola il cibo, tenendo conto che lei è un piccolo rapace e quindi deve essere in grado di saper cacciare. La causa di questa cecità può essere stata causata o da un predatore, a cui lei è riuscita comunque a sfuggire, oppure ad altri uccelli, perché succede che le civette, che sono animali notturni ma che è facile vedere in giro anche di giorno, vengono mobbate, ossia vengono infastidite, da altri uccelli passeriformi, che possono essere gazze, cornacchie, ma anche pettirossi, uccelli anche più piccoli. La civetta è un rapace notturno che appartiene alla famiglia degli strigidi e si riconoscono 16 sottospecie. L'apertura alare può arrivare fino ai 60 cm e pesa circa 200 grammi. La civetta vive in Europa, in Asia e in Africa del Nord. In Italia la civetta è un uccello molto comune e si trova in tutto il nostro paese, tranne che sulle Alpi. Lo sapevate che le civette chiudono un solo occhio alla volta quando dormono? Questo comportamento gli permette di restare vigili e vedere quello che c'è intorno a loro. Un'altra caratteristica delle civette è che quando sono molto impaurite tendono a fingersi quasi morte. Potete vedere che lei è abbastanza spaventata, è naturale, la sto tenendo comunque in mano, è un animale comunque selvatico perché è stato manipolato poco e oltretutto è arrivata da praticamente adulta, quindi sta immobile per questo motivo. Sto visitando questa civetta che è arrivata, non è in cattive condizioni, manca il globo oculare sinistro ma sembra che manchi da tempo, comunque è in buone condizioni di nutrizione. Sto valutando, sembra non avere fratture a prima vista, dopo confermeremo con delle radiografie. Per quanto riguarda la perdita di un occhio da parte dei rapaci può essere un bel problema, però se il rapace come questa civetta si abitua a utilizzare solo un occhio e quindi a imparare la profondità di campo e tutto quello che ne consegue, potrebbe essere poi reinserita di nuovo in natura, perché potrà tornare a cacciare e quindi essere liberata. Poi loro sono avvantaggiate perché predano anche insetti che sono un po' più facili da catturare, ad esempio rispetto ai topolini. Ma non preoccuparti, Chicca, qui al Crash ci sarà sempre posto per te.